E adesso vi parliamo di Maurizio Costanzo, che ha parlato del Grande Fratello VIP 4 e lo ha fatto alla rivista Nuovo, dove è spesso ospite. A quanto pare il popolare conduttore e marito di Maria De Filippi, che anche recentemente ha difeso Gemma Galgani da alcune critiche, sembra non tollerare più il reality ed in particolare questa edizione del programma. Già in precedenza era stato veramente durissimo con Salvo, che aveva stroncato senza mezzi termini proprio a Nuovo dicendo che il Grande Fratello è un programma che riserva spesso uno spettacolo indecente a causa del comportamento di certi personaggi. E ha aggiunto lo stesso conduttore che è il caso di questo tizio, un perfetto sconosciuto che 20 anni fa ha goduto di qualche mese di popolarità salvo poi finire nel dimenticatoio. Concludendo senza mezzi termini che e alla prima occasione che ha avuto per tornare in televisione ha espresso il peggio di sé. Certa televisione di oggi andrebbe censurata. Non intrattiene, non rilassa, non fa pensare. Vuole dire che possiamo pure farne a meno. E se l'altra volta aveva usato questi toni, questa volta è stato anche molto più duro. Ovviamente si riferiva a quanto accaduto nell'ultima puntata, dove l'hanno fatta da protagonisti Patrick Ripugliese e Antonella Elia, che hanno avuto un forte scontro, dove sono volate parole pesanti. Dice Maurizio Costanzo del Grande Fratello. Maurizio Costanzo su Wikipedia. Chiudete il GF VIP. Non intrattiene, non rilassa, non fa pensare. E diventa teatro per comportamenti che rischiano di dare un pessimo esempio. E la sua soluzione è la seguente. Chiudiamo il programma, così risolviamo il problema una volta per tutte. Ovviamente il Grande Fratello VIP non sta facendo grandi ascolti anche a causa della fiction L'amica geniale scritta da Saverio Costanzo, suo figlio, che sta letteralmente volando nei dati Auditel. E voi come la pensate? Vi sta piacendo questa edizione?